Yo creo que prima di tutto si deve vedere il calciatore e dopo allenandolo, parlando con lui, se può farlo più giocatore, come persona lui saprà come gestirsi, però credo che mi pare che l'allenatore deve giudicarlo per quello che fa nell'allenamento, per quello che fa nel campo. E dopo mi piace a me Balotelli come la maniera di essere. A me mi ha mandato perché giocava con l'ex di mia figlia nel City e mi ha mandato una foto con un abano così. Mi è piaciuto perché anch'io fumo abano e mi è piaciuto. Però era la prima volta che avevo un contatto con Balotelli e mi ha fatto ridere. E ognuno gestisce la vita come la vede, come la pensa, come la sogna. E a Balotelli lascialo tranquillo. A me pare che questo non esiste più. Io ho vissuto una partita che gli stessi tifosi del Torino le facevano a Junior, le dicevano delle cose. Non mi è piaciuto questo, già non mi piaceva prima, non mi piace oggi. Credo che siamo tutti uguali, è successo a Rincón a Madrid e questo mi pare che, sai, quando parli di tutto questo a me viene alla mente tutti quei pensatori che ha la FIFA, no? Sono di 95 anni in su. Come fanno a vedere la realtà se non possono guidare una macchina? Per quello non vogliono abbandonare perché sanno che lì tengono il business. Non vogliono il bene della gente, non vogliono il bene del giocatore. Però qualcuno le ha detto attenzione con il razzismo. E per quello oggi ci sono degli arbitri che fermano le partite per il ruolo razzista. E mi pare bene questo perché tutti siamo uguali. Se c'è qualcun americano che si sente degli Stati Uniti che si sente meglio di me, io dico che non è meglio di me. Chi ama non dimentica. Quando mi parlano del calcio attuale, quello di oggi, io rispetto perché ci sono dei giocatori validissimi, però noi avevamo delle squadre validissime, non eravamo validissimi giocatori, noi avevamo squadre grandissime che non è che se ne poteva andare a Como e vincere 5-0 come fanno oggi e andarsene a casa, no. Per quello si giocava il mondiale tutte le domeniche in Italia. Italia era la Italia più forte, non avevamo paragone. Oggi forse è un po' più giù, però continua a essere il calcio italiano molto bello. Dici tu spaventa, se lo dici tu spaventa. No, non ti devi spaventare il 3-2 di Uruguay contro l'Argentina. Oh.
No, io dico che il calcio si continua così, la gente comincia a capire che le partite sono truccate, mi pare che andiamo via, no? O mettiamo una telenovela, perché non si può vedere il calcio. Però io sempre sono cresciuto credendo nel giocatore di calcio. Per quello a volte quando un giocatore di calcio sbaglia mi fa male. Però sai, ci sono tanti interessi oggi nel calcio che le partite truccate passano a essere quasi normali. Quasi normale. Quello a me, io le chiedo a tutti quanti di non abituarsi a vedere le partite truccate. Mi viene naturale perché io sono fatto così, uno che ringrazia nel momento più duro della mia vita, Fidel Castro mi ha aperto le porte di Cuba. Quando neanche in Buenos Aires mi volevano, non mi volevano nessuna clinica. Anche il mio paese mi ha chiuso le porte. Per quello vi dico che non dovevo ringraziare non solamente a quello che ho ringraziato, sino che a Fidel y al Che, que son mi héroe, my hero, como dice, my hero, yo digo mi héroe, porque me piace de Dios, porque loro no han vinto comprando i voti, comprando esto, comprando l'altro, loro se han jugado la vida en Cuba. Per stare dove sono, per quello, questo mi piace, la storia vera, non la storia che mi raccontano a me da piccolo, che sono ridicole. Credo di sì perché è molto intelligente. Pero te digo una cosa, es cuervo, es tifoso de San Lorenzo, es tifoso de San Lorenzo, y un cuervo más será del Boca. No, yo puedo decir de Moratti que con me se ha comportado como un señor. Come un signore, quando lui ha dovuto mettere la mano in tasca per il suo Inter, l'ha messo. Cosa non l'ha fatto Ferlaino? Oggi sta in Ibiza. Però, persone come Moratti, si vanno del calcio, lasciano sicuramente un posto che mai sarà meglio di quello che faceva lui, perché l'ho visto quello che ha comprato, non so se è una pelota di calcio, una pelota di football americano o di baseball. Imparerà. Però, magari, dai. Sì, no, imparerà a forza dei soldi, impara qualcuno, qualsiasi impara, però Moratti è un uomo di classe. Gianni, io... No, Gianni, io ti dico com'è stato questo, perché a me mi piace chiarire le cose. A me, io, il Moreno,
al Pelé, a Pelé, al Moreno. Ho vinto io per la risposta, i voti e la risposta della gente. E a Pelé era secondo, però era secondo anche in Brasile, perché ha vinto Ayrton Senna come il miglior atleta di tutti i tempi. Así que con me si è abituato. Aspetta un attimo. Hanno dovuto, siccome io ho vinto per tanti voti, hanno dovuto fare gli amici di Pelé un riconoscimento a Pelé. Però che non valeva un cazzo. Quel premio non lo ha deciso la gente, non lo ha deciso la gente. Il mio sì. Senti, credo che la cosa più importante è la famiglia. Nessun giocatore di calcio serve d'esempio, serve d'esempio deportivo, però non serve d'esempio di vita. Il bambino deve divertirsi, però deve voler bene la famiglia. Senza famiglia non c'è calcio, non c'è diversione, non c'è niente. I ubriachi, i bambini dicono la verità. Io ho caduto nella trappola questa, per quello. Ho vissuto quello che ho vissuto, ho toccato fondo, no, ho fatto piangere mia madre che oggi sta nel cielo, ho fatto piangere i miei figli, alla compagna mia che in quel momento era Claudia, ho fatto male a tanta gente che mi era vicino, però mai mi sono portato a nessuno con me. Questo che sia molto chiaro, io facevo le mie cose con me stesso. E io posso dire ai bambini, che ai ragazzini, che non si prova questo non si prova, perché una addizione troppo brutta per toglierla del corpo. E a me un giorno ho visto Dalma che mi diceva: mia sorella ha bisogno di te, non morire papà. Mi è caduto dalla testa fino al piede sinistro, e ho detto mai più. E fra 4 mesi saranno 10 anni che non prendo niente. Posso dire tranquillamente Blatter, Rondona. Io si sono oggi uno che non allena più l'Argentina è per principi, non perché non abbia dato tutto quello che doveva dare. Non mi pentisco di niente. Ho messo in campo i giocatori che doveva mettere, así que ce l'ho tutto nella testa, no? Ma a me no. mi hanno dato dappertutto, meno nella memoria. Io devo dire che
se Messi avesse messo in porta, soltanto in porta, il gol che ha sbagliato, oggi era il goleador del Mondiale 2010, senza nessun problema. Non ha avuto la piccola fortuna di metterla dentro, però con me ha fatto un mondiale straordinario e quando siamo rimasti fuori io ho sentito piangere lui come non ho sentito nessun altro. Per me in Brasile è come se loro giocassero in Copacabana. mi sa che loro non hanno la fretta di vincere, loro giocano e quando ti ricordi perdi 3-0. Per quello sarà sicuramente il mondiale di Messi, però non dimentichiamo che ci sono delle squadre forti che vanno a questo mondiale, che sarà molto bello, però che rimarrà in Sud America, questo sono sicuro. E per quello dico che il futuro è troppo brutto per noi, perché se il figlio di Grondona è allenatore, guarda, io giuro sulla vita di Benjamino che mai ha calciato una palla. Benjamino è suo nipote.